Hola amigos, bienvenido da Ethereum. Perché in spagnolo? Ma non lo so. Ciao a tutti ragazzi, io sono Ethereum e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Come potete vedere, sia io che Drake oggi siamo vestiti un po' più eleganti, anche se trovo strano comunque che un uomo di 28 anni metta una cravatta alla mascotte del proprio canale YouTube. Siamo in rete e la mia dignità è già morta anni fa, quindi posso fare cose di questo tipo. Perché questa solennità? Perché questa eleganza, per quanto una camicia verde e una cravatta rossa possano essere considerati eleganti? Perché per la prima volta sul mio canale realizzerò un piccolo concorso, dal titolo molto ovvio, l'intro per Ethereum. Chi mi segue da qualche mese o anche dall'inizio sa bene che io ho cambiato molto spesso l'intro del canale, e non mi riferisco soltanto alle immagini che vedete all'inizio di ogni video, ma anche alla semplice frase di apertura che dico appunto all'inizio di ogni video. Ciao a tutti ragazzi, io sono Ethereum e vi do il benvenuto in questo nuovo video. È una formula ovviamente molto semplice, che non ha nulla di particolare, però funziona. Vi saluto, mi presento e vi do il benvenuto nel video del giorno. Anche l'intro invece animata, quella realizzata con i programmi di editing, ha subito diverse variazioni. C'è stato ad esempio il mio periodo tredicenne con la musica tunz 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 tunz. C'è stato anche il periodo con le immagini statiche e la scritta Ethereum con dei caratteri improponibili che oggi mi fanno vergognare di essere vivo, fino all'arrivo della spero definitiva intro con lo sfondo verde che ricorda un po' la mascotte del canale Drake, io con le braccia incrociate a mo' di Masterchef praticamente, e Drake che poppa dalla mia spalla e che si presenta lui stesso. È molto semplice, non ha niente di particolare, però mi piace perché è breve, d'impatto, e fa capire che nel canale c'è un deficiente a cui piace mettersi in pose strane, evidentemente, e un peluche di un drago. Il concorso però che voglio portare alla vostra attenzione riguarda alla frase di rito che dico all'inizio di ogni video. Voglio dare un tono a questo canale, voglio dare un'identità. Voglio che gli iscritti, i follower su Twitch, che poi alla fine per me siete tutti parte di una grande community, di una grande famiglia allargata, voglio che possiate identificarvi in un modo specifico. Ora non andrò a fare esempi pratici di altri canali, perché ognuno ha la sua idea e non voglio condizionarvi, però ecco, mi piacerebbe trovarvi un soprannome, un modo di un aggettivo con cui identificarvi. Dire ciao a tutti ragazzi quando poi magari mi segue un trentenne, mi segue un sessantenne che è qui per vedere i nuovi champion su League of Legends, non so che cosa potrebbe farci un sessantenne sul mio canale, probabilmente si guarda le ricette di cucina, non lo so. Vorrei trovare una parola, una frase unica da dire a ogni inizio video per salutarvi. Ed è qui che entra in gioco questo piccolo concorso dedicato ai miei iscritti e non. Sotto nei commenti datevi alla pazza gioia, realizzate un saluto che sia breve, d'impatto e che vi definisca in un modo particolare. Hola amigos, bienvenido da Ethereum. Perché in spagnolo? Ma non lo so. Ma buongiorno amanti dei draghi, benvenuti da Ethereum. Ciao folli con un domani radioso e brillante, benvenuti nel canale di Ethereum e di Drake. Buona permanenza all'inferno. Veramente, sbizzarritevi, dite quello che vi pare e piace, senza magari essere, non lo so, senza essere volgari, ecco. Io, durante una live che si terrà il 4 marzo,
una data peraltro che non coincide con nessun altro giorno importante per la democrazia in Italia, farò una live su YouTube alle 3 del pomeriggio dove andrò a leggere passo passo tutte le proposte valide che mi saranno state fornite nei commenti ed eleggeremo un vincitore. Ovviamente il vincitore, oltre ad avere l'onore, la gloria di essere il vincitore, avrà due premi. Il primo ovviamente sarà l'utilizzo della frase da lui creata, o da lui, da lei, per salutarvi da questo momento in poi. Il secondo premio invece sarà un gioco su Steam. E voi sapete benissimo che questo canale non ha tantissimi iscritti, non ci guadagno praticamente nulla da quando YouTube mi ha tagliato la monetizzazione. Tuttavia voglio comunque darvi un regalo fisico, voglio darvi qualcosa che vi resti oltre alla gloria del wow, quella frase l'ho inventata io. Il giochino in questione si chiama The Flame in the Flood, o in the Flood. State guardando le immagini in questo momento, quindi fatevele bastare, perché io e l'inglese viviamo su due mondi differenti. È un giochino simpatico, ne potevo portare altri, però questo mi sembrava quello più adatto, perché boh, magari gli horror non piacciono a tutti, magari dei giochi binari non piacciono a tutti, invece questo è caruccio, non ci si può lamentare. Quindi avete tempo fino a sabato 3 marzo, perché il 4 eleggeremo i vincitori. Sarà fatto tutto quanto in live, quindi vi do più tempo possibile per decidere la frase, per provare diverse tipologie di frasi. E nulla, non mi resta che darvi il mio in bocca al lupo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la simpatica campanellina, altrimenti Drake piange. No, non è vero, altrimenti non vi arrivano le notifiche su questi o molti altri video interessanti su questo canale. Io sono Etherion e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao! Ma guarda la magnificenza di questa ripresa. Più o meno, direi che è molto più elegante di me, ma no, non ci faremo caso, giustamente.